Capriotti, Filippo Nardi ha detto che le persone come Francesca Cipriani bisognerebbe sopprimerle. In foto, credits, Frezza la fata, IPA. All'Isola dei Famosi 2018, nonché verso di far andare d'accordo Cecilia Capriotti e Filippo Nardi. La showgirl ha detto di voler smascherare il naufrago. Lo reputa una persona arrogante, maleducata, instabile e cattiva. Infine, ha confidato ad Amaurice Perez una frase indelicata che Nardi avrebbe pronunciato riguardo a Francesca Cipriani. La rivelazione di Cecilia Capriotti. Mentre chiacchierava con Amaurice Perez, Cecilia Capriotti gli ha rivelato un aneddoto che vede protagonista Filippo Nardi. Ecco cosa avrebbe detto il naufrago di Francesca Cipriani, riferendosi a Francesca, che inizialmente non faceva nulla, ha detto le persone come Francesca bisognerebbe sopprimerle. Io voglio smascherare il caro Filippo. Perché non l'ho detto in diretta? Perché non sono cattiva fino a questo punto, ma ora non si scherza più. Mi becco le nomination dal mio gruppo perché gli altri sono innominabili e non mi sembra neanche giusto. Io non scherzo più. Cecilia reputa Nardi una persona instabile e cattiva. In confessionale, Cecilia Capriotti ha continuato a parlare di Filippo Nardi, non è che l'altro gruppo non mi volesse. Io sono amica di Jonathan e ho un ottimo rapporto con Marco e con Francesca. L'unico era Filippo che non voleva che io andassi nel suo gruppo. Ma neanche io volevo andare nel suo. Io e Filippo non siamo compatibili. Io l'ho già detto, è una persona arrogante, maleducata, una persona che non stimo e voglio starci il più lontano possibile. A me non fa bene stare vicino a una persona così instabile e così cattiva. L'ultimo scontro tra Filippo Nardi e Cecilia Capriotti. L'ultima lite tra Cecilia Capriotti e Filippo Nardi risale a qualche giorno fa. La showgirl è stata accusata di essersi appropriata del rotolo di carta igienica messo a disposizione per tutti i naufraghi. Così, il naufrago l'ha attaccata ricordandole anche di aver mangiato un pezzettino di cocco che era avanzato, l'unica che deve chiedere scusa qua sei tu. Per cosa? Ad esempio prendi i pezzi di cocco in più che non ti appartengono e prima hai preso un pezzo di cocco che era in più, non era tuo, era di tutti. Sei scorretta. Sei scorretta punto e basta, ammettilo.